Buongiorno gentili telespettatori di Teleprima, ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con i cambi colore di alcune regioni con l'RT in discesa da 0,98 a 0,92 con quasi tutta l'Italia in arancione, con sei regioni che sono passate dalla fascia rossa a quella proprio intermedia, ovvero Emilia-Romagna, Friuli, Lombardia, Piemonte, tranne Cuneo, la Toscana, tranne le province di Firenze e Prato, e la Calabria. Restano in rosso la Campania, la Val d'Aosta e la Puglia, e la Sardegna, che in poco più di un mese è passata dall'essere l'unica regione in zona bianca a diventare in zona rossa. I nuovi provvedimenti firmati dal Ministro della Salute Roberto Speranza sono entrati in vigore a partire da questa mattina. Nel quadro europeo, ha detto il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro, l'Italia si sta lentamente schiarendo, ha detto. La lenta decrescita sta proseguendo e questo coinvolge tutte le fasce d'età. Inoltre, da questa mattina rientro in scuola per circa 6 milioni e mezzo di alunni, il 77% di tutti gli iscritti alle scuole statali e paritarie, quasi 8 su 10 secondo le stime di Tutto Scuola. In tutte le regioni però accederanno ai servizi per la prima infanzia, dunque 0-3 anni, anche 356.000 bambini, dunque in totale si supera, come si diceva, i 6 milioni e mezzo di studenti che rientrano in classe appunto dalla giornata di oggi. Analizziamo ora i dati Covid nazionale, il nuovo bollettino del Ministero della Salute. Sono 15.746 nuovi positivi registrati nella giornata di domenica a fronte di 253.100 tamponi processati tra antigenici e molecolari. I deceduti in sole 24 ore sono stati 331 in tutto il paese, il tasso di positività invece è salito al 6,2%. Leggero calo delle terapie intensive, meno 3 nel saldo complessivo, e sono 3.585 le persone ricoverate appunto in terapia intensiva in tutto il paese. Calo un po' più consistente invece dei ricoveri ordinari, meno 403 nel saldo complessivo, sono 27.251 le persone attualmente ricoverate. In rialzo anche in Campania il tasso di incidenza si attesta al 10,75 di domenica rispetto al 10,10 registrato nella giornata di sabato. Secondo i dati diramati dall'unità di crisi regionale, sono 1.854, di cui 649 sintomatici nuovi positivi al Covid a fronte di 17.231 tamponi molecolari esaminati. I deceduti sono stati 27, 1.554 invece le persone guarite. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, a differenza di quanto avvenuto in ambito nazionale, aumentano sia le terapie intensive occupate con 145 posti letto attualmente occupati, sia la degenza ordinaria, sono 1.569 i posti letto appunto occupati in regione Campania. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato di vari temi, in particolar modo la gestione pandemica con riferimento alla vaccinazione. Ha detto il Ministro: dobbiamo provare a vedere con molta cautela quelle che è la gestione di una fase così delicata come quella dei vaccini. Un'accelerata importante può essere cruciale per superare questo periodo. Ci sono poi due novità in arrivo, ovvero il richiamo di Pfizer e Moderna a 42 giorni e non più a 21, e la possibilità per gli over 60 di potersi presentare agli hub per farsi somministrare il siero di AstraZeneca senza prenotazioni e con le dosi residue al termine della giornata. Le priorità però restano al momento le persone sopra gli 80 anni e poi quelle della fascia ricompresa tra 70 e 80 anni. Piccolo focus anche per quanto riguarda l'estate, ha detto il Ministro: sono ottimista. Se riusciremo a vaccinare la gran parte della popolazione sarà un'estate diversa, ma guai a pensare che sia un liberi tutti.
Dalle prime ore della mattinata odierna i carabinieri e la Guardia di Finanza stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di 45 persone nelle province di Salerno, Brescia, Napoli, Caserta, Cosenza e Taranto. Le accuse sono di associazione a delinquere con l'aggravante del metodo mafioso finalizzata alle frodi in materia di accise e IVA sugli oli minerali, nonché intestazione fittizia di beni e società e truffa ai danni dello Stato. Come riporta l'agenzia di stampa ANSA, i carabinieri del Comando di Salerno e la Guardia di Finanza di Salerno e Taranto stanno conducendo questa operazione coordinata dalle direzioni distrettuali antimafia di Potenza e Lecce, eseguendo anche due ordinanze applicative di misure cautelari personali e reali emesse dai rispettivi giudici per le indagini preliminari. Sono state anche 71 le persone denunciate a piede libero all'interno delle stesse indagini. Le attività investigative hanno dato anche modo di accertare l'infiltrazione di alcuni clan della criminalità organizzata all'interno del mercato degli idrocarburi nei territori di Vallo di Diano, nel Salernitano e del Tarantino. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti su disposizione della centrale operativa per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un locale in via Nardones a Napoli. Una volta fatta irruzione, gli agenti hanno trovato una sala allestita con palloncini, tavoli da buffet, una console musicale, sorprendendo numerose persone che stavano partecipando allegramente ad una festa di compleanno, e all'arrivo degli agenti hanno tentato di darsi alla fuga. I poliziotti hanno identificato 21 persone, tutte multate per inottemperanza alle misure anticontagio e trovate fuori dal proprio domicilio senza una valida motivazione. Il titolare del circolo, un 49enne, è stato multato anch'egli per aver violato le disposizioni anti-Covid ed è stata disposta la chiusura dell'esercizio commerciale, come di consueto, per 5 giorni. Nell'ambito delle attività di riferimento per quanto concerne il territorio della Terra dei Fuochi, il report settimanale che ci giunge, che fa riferimento a 385 servizi di pattuglia effettuati con 7 roghi di rifiuti individuati, un rinvenimento di auto rubata, 2 veicoli che trasportavano abusivamente dei rifiuti fermati, nonché circa 400 persone identificate. Inoltre, nelle giornate del 10 e l'11 aprile, grazie all'ausilio degli assetti Reven, attività di controllo del territorio grazie all'utilizzo di droni, in particolar modo nelle località di Casapesenna e San Cipriano d'Aversa nel Casertano. In questo periodo, grazie a tutte queste particolari attività, è stato assicurato un puntuale controllo del territorio. L'attività si è svolta con riferimento alle operazioni di primo e secondo livello, cioè operate 24 ore da pattuglie dell'esercito, pattuglie miste grazie all'ausilio di polizie locali o forze dei carabinieri, che si aggiungono ai settimanali Action Day, secondo quella che è la ormai nota programmazione definita dall'incaricato per il contrasto dei fenomeni dei roghi nella regione Campania, all'interno della cabina di regia Terra dei Fuochi, con il coordinamento congiunto delle prefetture di Napoli e Caserta. Proprio a Caserta, nuovo aggiornamento della curva pandemica sul territorio. Nella giornata di domenica 11 aprile l'ASL di Terra di Lavoro certifica 251 nuovi positivi, cui si aggiungono 338 guariti e 8 vittime. I tamponi processati sono stati 1892, per un tasso di incidenza del 13,26%. Nel saldo complessivo c'è una discesa di 95 positivi tra tutti i 104 comuni della provincia. Per quanto concerne le singole città, Caserta in cima per numero di casi attivi con 577 attuali contagiati, seguita da Marcianise con 457 e Maddaloni con 393. Passiamo ora al calcio. Colpo Napoli a Marassi, che con un gol per tempo espugna il Ferraris di Genova, superando la Sampdoria, riscattando la sconfitta nel match di mercoledì dell'Allianz Stadium contro la Juventus. La compagine di Gattuso è passata in vantaggio grazie ad una bella combinazione
tra Osimhen, Zielinski e alla finalizzazione finale di Fabian Ruiz e ha avuto almeno 4 occasioni nette per raddoppiare nella ripresa, ma il gol è poi arrivato da parte della compagine di Claudio Ranieri con un calcio d'angolo finalizzato da Thorsby, che è stato però annullato dal VAR per un fallo proprio del norvegese. Dopo un forcing finale al 42esimo della ripresa è arrivato il gol che ha chiuso i giochi, una brutta palla persa da Keita Balde a centrocampo, recupero lampo da parte del subentrato Dries Mertens che ha servito Victor Osimhen, che ha superato il diretto avversario e ha siglato la rete del 2-0 con un bel destro in diagonale. Dunque per il Napoli, con questa vittoria importante, continua e ancora concreto il sogno Champions League. Scende in campo invece questa sera la casertana impegnata sul campo della Viterbese, match in programma alle ore 21, e ad analizzare la sfida come di consueto il tecnico dei Falchetti, Mister Guidi, in conferenza stampa. Lo ascoltiamo. Sì, è una partita che ha tantissimi contenuti, e per noi è una partita estremamente importante a cui teniamo tantissimo, sia per tutto ciò che abbiamo passato e poi soprattutto in chiave classifica, perché ormai il campionato volge verso il termine e chiaramente ora le partite contano molto, ognuno per poter raggiungere i propri obiettivi. Quindi domani sicuramente è una partita a cui teniamo tantissimo e che cercheremo di fare una prestazione al di sopra di qualsiasi cosa, perché vogliamo cercare di portare a casa un risultato importante. Ma come ci è già successo molte altre volte in questa stagione, siamo davanti a una squadra che ha cambiato gestione tecnica da poco, fermo restando che Mister Maurizi è l'allenatore che aveva iniziato e quindi aveva un modo di giocare diverso rispetto a quello da Mister Taurino, e quindi anche questa settimana la preparazione alla partita è più orientata a noi stessi, a quelle cose che noi dobbiamo riuscire a fare bene, dobbiamo riuscire a farle con maggiore velocità, e quindi è più orientata a noi stessi piuttosto che sugli avversari, che conosciamo, sappiamo quali sono i loro pregi, i loro difetti, e quindi cercheremo di mettere più in mostra i loro difetti e i nostri pregi piuttosto che la cosa che viceversa. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.